Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti. Juventini, Juventini. Allora, è uscito già il calendario di Serie A. Di Serie A. E devo dire ragazzi, un commento a caldo. Un commento a caldo. Intanto ragazzi, iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale se volete. Un calendario abbastanza caldo, caldo, abbastanza bollente, abbastanza bollente da parte di noi juventini, di noi juventini già è caldo, già nelle prime giornate ragazzi, già nelle prime giornate. Tanto ragazzi, vi vado a leggere. Ragazzi, non ho seguito tanto, non ho seguito la diretta sui calendari che hanno fatto i gironi, ma vi vado a leggere adesso, ragazzi. Vi vado a leggere adesso. Comunque, allora, Cagliari-Brescia come prima giornata. Cagliari-Brescia. Fiorentina-Napoli, Hellas-Verona-Bologna, Inter-Lecce, Inter-Lecce, il nostro parrocchino, Parma-Juventus, attenzione ragazzi, come prima giornata abbiamo il Parma. Il Parma ragazzi è un po' fastidiosa come squadra, è un po' come l'Atalanta è un po' fastidiosa. Roma-Genoa, Sampdoria-Lazio, Spal-Atalanta, Torino-Sassuolo, Udinese-Milan. Ecco, come prime giornate, ragazzi, ci siamo. Come prima è andata. Non è che ci sia poi tanto da preoccuparsi, abbiamo il Parma. Dai, ci può stare, ci può stare. Ma attenzione, ho sentito ragazzi una cosa eclatante, spaventosa. È una prova che il nostro allenatore deve superare. E già. Nella seconda giornata, ragazzi, già nella seconda giornata, e non possiamo stare un momento tranquilli, vi vado già a leggere nella seconda giornata, senza farlo apposta, Atalanta-Torino, Bologna-Spal, Cagliari-Inter, che già l'Inter a Cagliari. Anche l'Inter non è tanto tranquilla l'Inter non è tanto tranquilla quel Cagliari. Genoa Fiorentina e attenzione, attenzione Juventus Napoli. Juventus Napoli. Attenzione. E qua ragazzi è la prova di sessione alla prima, diciamo, alla seconda di campionato di Sarri. Juventus Napoli. Meglio di così, ragazzi. Meglio di così. Va bene. Speriamo. Speriamo bene, ragazzi. Speriamo che Sarri riesca un po' a mettere a posto un po' i giocatori che si sono ben allenati, ma non diciamo niente per non portare sfiga. Lazio-Roma. E qua, ragazzi, siamo già al derby, alla seconda di campionato, e siamo a posto. Lecce-Verona. Lecce-Hellas-Verona, vabbè. Milan-Brescia. Va bene.
sarà facile per il Milan, però Milan sappiamo che Quaretta, più di tanto, ragazzi, bisogna che si faccia anche il Milan, perché il Milan, dai, vediamo cosa farà il Milan. Sassuolo, Sampdoria, Udinese, Parma. Ragazzi, inutile che vi dico tutto il girone di andata, bla bla, perché è abbastanza lungo. Ragazzi, e che dire, ragazzi, che dire? Già nelle prime giornate, attenzione, ragazzi, è già infuocata come giornata, ragazzi, come giornata. Già il Napoli, ragazzi, già il Napoli la seconda giornata. Siamo già, no, diciamo, alle corde, però vediamo con Sarri cosa si inventerà con i giocatori che abbiamo. Sperando che De Ligt gioca nei primi minuti, tanto per farsi vedere ai tifosi, come anche, non l'ho visto male, neanche Demiral, non l'ho visto male, sperando che giochi Ramsey, speriamo. Ragazzi, bisogna fare cessioni, ragazzi, non è possibile, ma non è possibile che ogni squadra non vuole uno dei giocatori nostro, cioè, che abbiamo in rosa, che non ci comoda. Però, ragazzi, le squadre, ragazzi, con la Juve costano. E le altre squadre che vogliono i giocatori nostri devono sborsare. Dunque, cioè, per i soldi che del cartellino più l'ingaggio, i nostri giocatori, ragazzi, alle altre squadre fanno fatica a dire va bene, o tuemo, però. Come soldi del cartellino, ragazzi, i nostri giocatori costano. E che dire, ragazzi, come girone ci sarà da divertirsi, ragazzi, ci sarà da divertirsi. E comunque, ragazzi, se volete iscrivetevi al canale. Ho detto così un commento a caldo, così a caldo, gli altri hanno fatto già le dirette, io non potevo, non avevo la possibilità di seguire in diretta, non avevo tempo. E così, ragazzi, dai, così. Poi vi ho letto i gironi così alla buona, perché non mi ricordo, perché non avevo un foglio davanti con elencate le squadre. Insomma, vi ho letto direttamente su internet. Niente, ragazzi, se vi è piaciuto questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettermi piace. Se volete commentare. Comunque, ragazzi, sono abbastanza sorpreso. Sorpreso. Come ovviamente la Juve non può avere mai un campionato tranquillo all'inizio. Ci sono sempre le squadre, quelle toste ogni volta, quelle toste. Che bisogna che la Juve abbia delle squadre toste all'inizio, così, intanto perché vanno a testare già la Juventus, con la nuova Juventus di Sarri. E questo era una tattica
Una tattica del girone, che bisogna che le squadre grandi testano già la Juventus, così vedono la preparazione e così valutano più o meno come devono giocare. Però ragazzi, vediamo. Non è ancora detto niente, non dico mai, non dico niente, non voglio sapere niente, ok. Lasciamo il tempo che troviamo. Lasciamo il tempo che trova. Adesso lasciamolo lavorare. Sarri, lasciamolo lavorare. Vediamo cosa salterà fuori. Teniamo, come si chiama? Resoconti a Natale. E dopo, ragazzi, vedremo. Anzi, no, resoconto. Tiriamo il somme a Natale e vediamo come verrà il campionato andando avanti. Perché, ragazzi, dopo al ritorno la Juventus sarà diversa ovviamente dall'andata. Vediamo, con ritmi diversi, sperando che Sarri abbia già un'idea di gioco, una mentalità diversa, sperando che noi ci basta solo quello, che la Juve gioca bene. E dopo ragazzi, vediamo i gironi di Champions. Se siamo così sfigati, vediamo. Ragazzi, intanto io non dico niente. Vediamo. Tutto vedrà. Tutto si vedrà. Va bene, ragazzi, se vi è piaciuto questo video, mettete un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale. E niente, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi, e sempre forza Juve. Ok? E vediamo cosa faremo. Ciao, ciao ragazzi.